Allora, Giovanni e Luca, voi siete qui alla Palestra dell'Innovazione e state portando avanti entrambi un percorso di alternanza scuola-lavoro. Fate parte dell'Istituto LOI di Nettuno, avete due percorsi paralleli, un percorso di fabbricazione digitale e un percorso di coding lab, di programmazione. Ok? State realizzando che cosa? Un infopoint informativo che verrà posto all'interno del nostro istituto, dove tutti possono andare a consultare l'applicazione realizzata da Giovanni e dai suoi compagni, dove appunto penso siano incluse i suoi eventi, attività. Sì, un'applicazione dove per valorizzare il territorio di Nettuno, dove abbiamo messo i principali luoghi notturni, le principali monumenti e le varie attività di Nettuno come specialità come il baseball, anche i vini. E abbiamo fatto anche una sezione per le notizie, per mettere le ultime notizie, gli ultimi eventi accaduti a Nettuno. Ok, un vero punto informativo, insomma, che raccoglie tutte le informazioni della vostra città. Luca, tu che cosa hai fatto con la tua classe? Abbiamo realizzato un testo che è appunto la struttura che accoglierà la loro applicazione. Abbiamo utilizzato varie tecniche di stampa, stampa 3D, abbiamo stampato il simbolo della nostra città, il 21, e poi, è abbastanza chiaro, una macchina a taglio laser per la realizzazione di tutti gli altri elementi, per cui appunto queste lettere incise o la mappa in qualche modo incisa. E nel centro, si vede nella zona centrale, verrà applicato uno smartphone che conterrà tutta l'applicazione creata da Giovanni. Giovanni, voi invece con che cosa state lavorando? Noi stiamo lavorando con Inventor, dove siamo divisi tutti in gruppi, ognuno sta preparando una sezione proprio per le specialità, chi gli eventi, chi le notizie, e poi metteremo tutti insieme per realizzare l'app. Ok, un'impressione a caldo su questo percorso? Sicuramente formativo, che ci ha permesso di utilizzare, almeno per quanto mi riguarda, penso anche gli altri ragazzi della mia classe, ci ha permesso di utilizzare macchine che conoscevamo ma non bene, magari solo per sentirlo dire. Abbiamo visto come funzionano, come appunto realizzano un'incisione, un taglio. E penso soprattutto che possa essere uno strumento utile all'interno del nostro istituto, perché molti ragazzi che vengono ad esempio da fuori, magari Pomezia, Ardea e altre zone vicine a Nettuno, possono comunque conoscere le attività, gli eventi che si svolgono nella nostra città e magari qualche monumento. Per te invece? Per me è molto bello e interessante, in quanto comunque permette di valorizzare la nostra città, cioè è una cosa che ci tocca da vicino, non è un progetto per realizzare un'applicazione che non ci riguarda, è una cosa che ci siamo dentro, visto che è dove abitiamo e quindi sappiamo bene quello che stiamo facendo. Quindi proprio per questo è la spinta in più per fare meglio e è molto interessante. Ok, partiamo dal prototipo, l'obiettivo è riempire Nettuno di questi totem informativi? Si spera, io penso che questo è un prototipo che possa magari dare il via a vari punti, magari aiuti un turismo. Far conoscere anche la nostra città agli altri. Perfetto, grazie mille ragazzi. Grazie.